voce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami. Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio, e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Signore, dolce volto di pena e di dolor, o volto pien di luce, colpito per amor, avvolto nella morte, perduto sei per noi. Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, famiglie e tutti voi che ci state seguendo in questa diretta quasi televisiva, vogliamo metterci in cammino con Gesù sulla via della croce. Il tempo che ci è consegnato è un tempo che ci dà preoccupazione, ma noi siamo forti nella speranza. Abbiamo noi sacerdoti da poco fatto una supplica al nostro grande crocifisso perché ci aiuti a vivere questi giorni di preoccupazione affinché diventino occasione per scoprire e capire quello che il Signore ci vuole comunicare. La preghiera di Gesù di questa sera che ci accompagna parte da una domanda impellente che molto somiglia ad una implorazione di un mendicante: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Essere sordi nei confronti di tale grido significa non comprendere integralità dell'amore vissuto da Gesù fino al dono totale della sua vita sulla croce. Egli infatti ci ha dimostrato che non possiamo dire di amare Dio che non vediamo senza accogliere il fratello, soprattutto se povero e bisognoso, che vediamo e incontriamo nella quotidianità. Questo è talmente vero che alla fine dei tempi saremo giudicati solo sulla nostra capacità
di aver saputo riconoscere nei crocifissi della storia il volto autentico del Signore Gesù. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce madre di Gesù. Santa madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Prima stazione, Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Il sommo sacerdote si stracciò le vesti e disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Voi avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti lo condanneranno come reo di morte». Signore Gesù, sei condannato da coloro che considerano i poveri e i bisognosi come esseri dimenticati da Dio ed esclusi dalle sue benedizioni. Tu invece hai sempre ascoltato il grido degli ultimi, soprattutto se indifesi e abbandonati. Non sei mai rimasto indifferente dinanzi ai miseri, mendicanti che domandavano il pane, lebbrosi che supplicavano la purificazione, indemoniati che chiedevano la liberazione, ammalati che imploravano la guarigione, disperati alla ricerca di una speranza. Signore Gesù, donaci occhi che sappiano riconoscerti nei poveri, orecchie che sappiano ascoltarti nelle suppliche dei bisognosi, mani che sappiano accarezzarti nei sofferenti, piedi che sappiano raggiungerti nello squallore delle periferie, bocca che sappia darti speranza e difenderti dai soprusi dei potenti e degli arroganti. Il tuo cuore desolato fu in quell'ora trapassato dallo strazio più crude. Santa madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. E Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Preghiamo insieme. Apri i nostri occhi, Signore, perché possiamo vedere te nei nostri fratelli e sorelle. Apri le nostre orecchie, Signore, perché possiamo dire le invocazioni di chi ha fame, freddo, paura e di chi è oppresso. Apri il nostro cuore, Signore, perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come tu ci ami. Donaci di nuovo il tuo spirito, Signore, perché diventiamo un cuore solo e un'anima sola nel tuo nome. Quanto triste, quanto affranta ti sentivi, o Madre Santa del Divino Salvator. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.
Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù disse: «Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Dalle catechesi di Papa Francesco sul Padre Nostro. Dunque, Gesù ci insegna a chiedere al Padre il pane quotidiano e ci insegna a farlo uniti a tanti uomini e donne per i quali questa preghiera è un grido, spesso tenuto dentro, che accompagna l'ansia di ogni giorno. Quante madri e quanti padri ancora oggi vanno a dormire col tormento di non avere l'indomani pane a sufficienza per i propri figli. Immaginiamo questa preghiera recitata non nella sicurezza di un comodo appartamento, ma nella precarietà di una stanza in cui ci si adatta, dove manca il necessario per vivere. Le parole di Gesù assumono una forza nuova. L'orazione cristiana comincia da questo livello. Non è un esercizio per asceti, parte dalla realtà, dal cuore e dalla carne di persone che vivono nel bisogno o che condividono la condizione di chi non ha il necessario per vivere. Nemmeno i più alti mistici cristiani possono prescindere dalla semplicità di questa domanda. Padre, fa che per noi e per tutti oggi ci sia il pane necessario. E pane sta anche per acqua, medicine, casa, lavoro. Chiedere il necessario per vivere. Con che spasimo piangevi, mentre trepida vedevi il tuo figlio nel dolor. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cor. Quarta stazione. Gesù incontra la madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. C'erano alcune donne che lo seguivano dalla Galilea, e tra loro c'era Maria, sua madre. Preghiamo insieme. Santa Maria, donna del pane, tu che hai vissuto la sofferenza, abbi misericordia dei milioni di esseri umani decimati dalla fame. Rendici sensibili alla provocazione del loro grido. Tempera le lacrime dei poveri, ai quali è divenuta troppo amara la terra natale. Santa Maria, donna del pane, quando ci vedi brancolare insoddisfatti attorno alle nostre dispense stracolme di beni, muoviti a compassione di noi, placa il nostro bisogno di felicità e torna a deporre nella mangiatoia, come quella notte facesti a Betlemme, il pane vivo disceso dal cielo, perché solo chi mangia di quel pane non avrà più fame in eterno. Amen. Se ti fossi stato accanto, forse che non avrei pianto,
O Madonna, anch'io con te. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Dalle catechesi di Papa Francesco sul Padre Nostro. Il pane che il cristiano chiede nella preghiera non è il mio, ma è il nostro pane. Così vuole Gesù. Ci insegna a chiederlo non solo per se stessi, ma per l'intera fraternità del mondo. Se non si prega in questo modo, il Padre Nostro cessa di essere un'orazione cristiana. Se Dio è nostro Padre, come possiamo presentarci a Lui senza prenderci per mano? Tutti noi. E se il pane che Lui ci dà ce lo rubiamo tra di noi, come possiamo dirci Suoi figli? Questa preghiera contiene un atteggiamento di empatia, un atteggiamento di solidarietà. Dopo averti contemplata, col tuo figlio addolorata, quanta pena sento in cuor. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Preghiamo insieme. Signore Gesù, con la Veronica contempliamo il tuo volto, che riunisce in sé, come in un mistico mosaico, i volti di tutti gli affamati della terra. Anche se per la nostra poca fede facciamo fatica a riconoscerti, tu sei realmente presente in tutti coloro che soffrono il dramma della povertà. Accresci la nostra fede, dilata il nostro cuore, illumina la nostra mente, perché riusciamo a vederti sul volto di ogni bisognoso. Amen. Santa Vergine, hai contato tutti i colpi del peccato nelle piaghe di Gesù. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Egli non commise peccato e non si trovò inganno nella sua bocca.
oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Dalle catechesi di Papa Francesco sul Padre Nostro. Nella mia fame sento la fame delle moltitudini e allora pregherò Dio finché la loro richiesta non sarà esaudita. Così Gesù educa la sua comunità, la sua Chiesa, a portare a Dio le necessità di tutti. Siamo tutti tuoi figli, o Padre, abbi pietà di noi. E adesso ci farà bene fermarci un po' e pensare ai bambini affamati. Pensiamo ai bambini che sono in paesi in guerra, i bambini affamati dello Yemen, i bambini affamati nella Siria, i bambini affamati in tanti paesi dove non c'è il pane, nel Sud Sudan. E vedesti il tuo figliuolo così afflitto e così solo, dare l'ultimo respir. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli». Preghiamo insieme, diciamo: «Donaci, Signore, il pane che ci sostenga nel cammino della vita». Donaci, Signore, il pane che ci sostenga nel cammino della vita. Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli. Donaci, Signore, il pane che ci sostenga nel cammino della vita. Cose meravigliose aveva fatto davanti ai loro padri nel paese d'Egitto. Divise il mare e li fece passare e fermò le acque come un argine. Donaci, Signore, il pane che ci sostenga nel cammino della vita. Spaccò rocce nel deserto e diede loro da bere come dal grande abisso. Fece sgorgare ruscelli dalla rupe e scorrere l'acqua a fiumi. Donaci, Signore, il pane che ci sostenga nel cammino della vita. Fece piovere su di loro la manna per cibo e diede loro pane dal cielo. L'uomo mangiò il pane dei forti, diede loro cibo in abbondanza. Donaci, Signore, il pane che ci sostenga nel cammino della vita. Dolce Madre dell'amore, fa che il grande tuo dolore io lo senta pure in me. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia.
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe tutti noi siamo stati guariti. Dalle catechesi di Papa Francesco sul Padre Nostro. Il pane che chiediamo al Signore nella preghiera è quello stesso che un giorno ci accuserà. Ci rimprovererà la poca abitudine a spezzarlo con chi ci è vicino, la poca abitudine a condividerlo. Era un pane regalato per l'umanità e invece è stato mangiato solo da qualcuno. L'amore non può sopportare questo. Il nostro amore non può sopportarlo e neppure l'amore di Dio può sopportare questo egoismo di non condividere il pane. Fa che il tuo materno affetto per tuo figlio benedetto mi commuova e infiammi il cuor. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. I soldati presero la tunica. Ora quella tunica era senza cucitura, tessuta tutto d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Preghiamo insieme. Signore, facci soffrire delle sofferenze altrui. Facci la grazia di capire che ad ogni istante, mentre noi viviamo una vita troppo felice, protetta da te, ci sono milioni di esseri umani che sono pure tuoi figli e nostri fratelli, che muoiono di fame, senza aver meritato di morire di fame, che muoiono di freddo, senza aver meritato di morire di freddo. Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo e perdona a noi di averli per una irragionevole paura abbandonati, e non permettere più, Signore, che noi viviamo felici da soli. Facci sentire l'angoscia della miseria universale e liberaci da noi stessi, così sia. Le ferite che il peccato sul suo corpo ha provocato siano impresse, o Madre, in me. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Dalle catechesi di Papa Francesco sul Padre Nostro. Una volta c'era una grande folla davanti a Gesù,
era gente che aveva fame. Gesù domandò se qualcuno avesse qualcosa e si trovò solo un bambino disposto a condividere la sua provvista, 5 pani e 2 pesci. Gesù moltiplicò quel gesto generoso. Quel bambino aveva capito la lezione del Padre nostro, che il cibo non è proprietà privata. Mettiamoci questo in testa: il cibo non è proprietà privata, ma provvidenza da condividere con la grazia di Dio. Del figliuolo tuo trafitto per scontare il mio delitto, condivido ogni dolor. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. 12ª stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E detto questo, spirò. Preghiamo insieme. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo e diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Di dolore quale abisso, presso Madre al crocifisso, voglio piangere con te. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. 13ª stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Dalle catechesi di Papa Francesco sul Padre Nostro. Il vero miracolo compiuto da Gesù quel giorno, quando sfamò la moltitudine, non è tanto la moltiplicazione, che è vero, ma la condivisione. Date quello che avete e io farò il miracolo. Egli stesso, moltiplicando quel pane offerto, ha anticipato l'offerta di sé nel pane eucaristico.
Infatti, solo l'Eucaristia è in grado di saziare la fame di infinito e il desiderio di Dio che anima ogni uomo, anche nella ricerca del pane quotidiano. O Madonna, o Gesù buono, ti chiediamo il grande dono dell'eterna gloria in ciel. Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Quattordicesima stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Giuseppe d'Arimatea si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Preghiamo insieme usando le parole dell'Evangelista Matteo. Signore Gesù, quando verrai alla fine dei tempi, ci inviterai a sedere alla tua destra, dicendoci: venite benedetti, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Noi allora osserveremo: quando mai, Signore, è avvenuto tutto questo? E tu, guardandoci con uno sguardo colmo d'amore, ci risponderai: in verità io vi dico, ogni volta che avete fatto una sola di queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Con amor filiale voglio fare mio il tuo cordoglio, rimanere accanto a te. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Fratelli e sorelle, continuiamo questo singolare cammino di Quaresima, fissando ancora una volta il nostro sguardo sui patimenti di Cristo Gesù. Vogliamo dire innanzitutto grazie a Dio, perché anche in questi tempi e circostanze così difficili, in cui come comunità e come singoli sentiamo la fatica e il peso di non poter vivere e partecipare appieno alle diverse celebrazioni che sostengono il nostro cammino di fede ordinario, ci dà comunque l'opportunità di contemplare, proprio nella croce del suo Figlio, il suo amore infinito che non viene mai meno, e ci dà la possibilità di continuare a pregarlo insieme. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Questa invocazione che ci ha accompagnato nella Via Crucis di questa sera ci offre un'interessante prospettiva attraverso cui rileggere non solo la passione e la morte di Gesù, ma anche la nostra vita di cristiani e il nostro presente così travagliato e incerto. Essa ci richiama anzitutto alla nostra strutturale condizione di fragilità e di bisogno. Noi uomini e donne, infatti, in quanto creature, non siamo soggetti che sperimentano la propria fragilità solo occasionalmente, solo in condizioni particolarmente critiche o complicate. La nostra fragilità, il nostro essere bisognosi, è una condizione costante, come ci dimostrano la fame, la sete
e il bisogno di tutti gli altri beni primari che avvertiamo quotidianamente. La nostra salute, la nostra stessa vita, come ci mostra drammaticamente l'emergenza sanitaria che stiamo attraversando, sono costantemente a rischio, costantemente appese ad un filo. Di fronte a questa nostra fragilità così grande, noi proviamo paura e smarrimento. Ed è questo il motivo per cui spesso cerchiamo di dimenticarla, di nasconderla o esorcizzarla. Ma la vita, fortunatamente, ce la ripropone, spingendoci così a invocare Dio e a rivolgerci a Lui: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Padre nostro, noi da soli non siamo in grado di procurarci ciò che ci è necessario per vivere. Noi abbiamo bisogno che tu ce lo doni continuamente. Noi, fragili creature, non bastiamo a noi stessi. Abbiamo bisogno di te. Il riconoscimento del nostro limite e della nostra caducità diventa allora per noi occasione di tornare a rivolgerci al solo che può donarci la salvezza. Di questa fragilità estrema che caratterizza la nostra natura, il Signore Gesù si è rivestito, svuotando se stesso, assumendo una condizione di servo e facendosi obbediente fino alla morte di croce, per essere del tutto simile a noi, così abbiamo pregato insieme all'inno ai Filippesi. La contemplazione della Via Crucis ci mostra ogni volta, in modo emblematico ed insuperabile, quanto sia stata vera, reale e assoluta questa scelta del Figlio di Dio. Gesù sperimenta la fragilità di cadere continuamente sotto il peso della croce. Sperimenta il bisogno di essere aiutato dal Cireneo, consolato dal gesto delicato della Veronica, accompagnato amorevolmente dalla madre, raccolto pietosamente tra le braccia di Giuseppe di Arimatea. Una scelta di totale solidarietà, attraverso la quale egli ha voluto farci sentire la sua vicinanza e ci ha donato la sua salvezza. E proprio la solidarietà è un secondo aspetto fondamentale a cui ci ha richiamato l'invocazione del Padre nostro, come ci è più volte stato ricordato nelle meditazioni e nelle preghiere di questa Via Crucis. Di fronte alle nostre necessità e alle nostre fragilità, Gesù ci insegna a chiedere i doni di Dio non solo per noi stessi o per i nostri cari, ma per tutti. E questo insegnamento diventa ancora più credibile e radicale perché Gesù continua a viverlo anche nel momento estremo della croce, quando prima di morire, ormai al limite delle sue atroci sofferenze, riesce ancora ad avere un pensiero e una preghiera per gli altri. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ma quanto è difficile raccogliere e mettere in pratica questo insegnamento? Quanto è difficile sentirci solidali con l'umanità e in particolare con l'umanità sofferente? Non tanto con quelli a cui siamo legati affettivamente, ma anche con i sofferenti lontani, quelli che non fanno parte della nostra cerchia ristretta, quelli che affollano le nostre città, quelli che sono ospiti nelle case di riposo e negli ospedali, quelli che sono in carcere e poi ovviamente quelli che abitano i paesi del terzo mondo, afflitti dalla povertà, dalla guerra, dalle ingiustizie sociali. Ecco allora, la situazione di prova che stiamo attraversando diventa un banco di prova importante per la nostra capacità di essere solidali, di vivere per e con gli altri. Può farci comprendere quanto viviamo realmente l'invocazione «dacci», «da a tutti noi», oggi il nostro pane quotidiano. Domandiamoci, fratelli, in questo momento del bisogno, siamo tra quelli che pensano solamente a se stessi, ai propri interessi, alle proprie necessità? Siamo tra quelli che si interessano e che corrono per riempire i propri frigoriferi e dispense? Tra quelli che continuano imperterriti nelle loro abitudini, nella ricerca del proprio comfort,
nelle soddisfazioni delle proprie voglie, anche quando esse costituiscono un potenziale pericolo per la salute altrui? Oppure questa situazione sta diventando un'occasione propizia per sentire che c'è una comunione che va oltre le nostre distanze e le nostre differenze di carattere, di personalità, di lingua, di etnia, di ceto sociale, di appartenenza religiosa e politica? Questa situazione in cui stiamo toccando con mano la preoccupazione per la nostra salute, per il nostro lavoro, per il bene dei nostri cari, per le nostre vite, sta diventando occasione feconda per fare nostre quelle povertà e quelle preoccupazioni che milioni di persone povere ed indigenti sperimentano quotidianamente e in modo decisamente più drammatico di noi? Allora, guardando a Gesù e alla sua Via Crucis, noi possiamo scegliere di vivere questo particolare momento storico come occasione di conversione reale nei confronti dei fratelli più poveri. Possiamo decidere di prendere le nostre croci non più lamentandoci o maledicendole, ma abbracciandole, come ha fatto Gesù, per lasciare che esse aprano le nostre orecchie e i nostri cuori al grido di dolore che incessantemente si leva da ogni angolo della terra. Non permettere, o Signore, che quando tutto questo sarà finito, quando le nostre vite riprenderanno come prima, noi ci dimentichiamo di coloro per cui purtroppo le sofferenze non finiranno. Infine c'è un terzo aspetto che ci viene ricordato nell'invocazione: dacci oggi il nostro pane quotidiano. È la parola oggi. In una società e in una cultura che sono sempre più accelerate, che ci proiettano sempre più nell'istante successivo, nel domani, in un futuro più o meno lontano, impedendoci di vivere appieno il tempo presente, il qui e ora, dove si sta giocando la nostra esistenza, questa parola, oggi, assume un valore quanto mai importante per nulla scontato. Ci ricorda che la salvezza di Dio, che Dio ci offre, è proprio oggi. Che oggi è il tempo in cui Lui si fa presente, in cui ascolta il nostro grido, in cui interviene donandoci il necessario per vivere. Gesù non ha avuto paura di rimanere nell'oggi, anche quando esso ha assunto le tinte della sofferenza, della solitudine, dell'oltraggio, della violenza inaudita, dell'apparente silenzio di Dio. Anche allora non ha smesso di confidare in un amore divino che non smette di accompagnarci e di sorreggerci, anche quando noi non lo vediamo. E allora, fratelli e sorelle carissime, non smettiamo di rivolgerci al Padre, di domandare a Lui di venire in nostro soccorso, di pregarlo. Non perdiamo la fede. Dio rimane con noi, nascosto nelle pieghe della nostra vita, nei meandri della nostra storia, nelle ombre dei nostri cuori. Dio non ci abbandona, così come ci ha promesso Gesù nell'ultima parola rivolta ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre: non temete, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Ti saluto, o Croce Santa, che portasti il Redentor.
Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria e segno d'amor. Il suo sangue innocente fu visto come fiamma sgorgare dal cuor. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. Preghiamo. O Dio, col prezioso sangue del tuo unigenito Gesù Cristo, Signore nostro, hai voluto redimere il genere umano. Concedi a tutti coloro che accorrono ad adorare la croce portatrice della vita, di essere liberati dai loro peccati. Lo chiediamo per Gesù Cristo, Signore nostro e Figlio tuo, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Diamo lode al Signore. Rendiamo grazie a Dio. O agnello divino immolato sulla croce crudele pietà, tu che togli dal mondo il peccato, salva l'uomo che pace non ha. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. E per l'intercessione della croce gloriosa di Cristo vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Dona a tutti speranza, Signore, crocifisso e risorto per noi. Tu che fondi la pace del cuore nel tuo spirito di santità. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cor. E prima della conclusione con un canto alla Vergine che ci ha accompagnato in questo cammino, lasciatemi dirvi una parola ancora, anzitutto una parola di gratitudine a coloro che ci hanno permesso questo collegamento. Siamo distanti, non ci vediamo, ma siamo in comunione con il Signore Gesù. E poi vogliamo dirvi che man mano il tempo passa, il tempo scorre, isolati, sentiamo la vostra mancanza. Una mancanza non emotiva, non solo affettiva, ma sostanziale. Il nostro ministero di presbiteri, di preti, prende senso e significato
se in comunione col Vescovo e a favore del popolo, un popolo che sappiamo essere accompagnato e custodito dal Signore Gesù, l'unico e vero pastore, ma di cui noi siamo suoi umili e peccatori ministri. Invochiamo lo Spirito, invochiamo la forza e la grazia del Signore perché ponga fine a questo tempo di separazione, perché possiamo sentirci l'unico popolo di Dio in cammino seguendo Gesù, buon pastore. Che la prossima Pasqua sia veramente la gioia che esplode nel nostro cuore perché ci possiamo riunire. Due avvisi da parroco: l'appuntamento è domani 17:30 per la celebrazione della Eucaristia e poi anche domenica alle 9:30 per la celebrazione della Messa nel giorno del Signore, alla quale poi seguirà anche la Messa celebrata dal nostro Arcivescovo dalla Cappella del Policlinico di Milano. Siamo distanti, non ci vediamo, ma uniti a pregare l'unico Signore Gesù, l'unico Signore della storia che ci accompagna anche in un tempo così. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te. Voce silenzio, annuncio di novità.